Sono le 13.22 del 25 aprile. Per riuscire a fare una domanda ad Antonio ho aspettato fino a quest'ora, però il fatto su cui voglio chiedergli qualche notizia è avvenuto intorno alle 10.30, è vero Antonio? Pure prima. Cioè, che è successo? Almeno per quello che sa lei. Niente, per quello che il signore è venuto, si è comprato un po' di olive, ha lasciato la macchina circa 10 metri dietro di me. Sì. E niente, è tornato al prendere, dopo 5 minuti quel signore ha trovato dentro la macchina, hanno rubato la macchina. Era un signore anziano di Soleto, mi pare, sì, no? Sì, così mi ha detto, non lo conosco direttamente, però così mi ha detto. Era agitato forse, no? Poi sì, quando è venuto... Sì, un po' che sì, l'ho visto agitato, perché prima ha comprato le nocciole, ha comprato delle olive e se n'è andato. Ma subito dopo è tornato... E niente, un po' agitato, l'ho visto così un po' agitato, spaventato più che altro per la macchina. E mi ha raccontato che si era rubato la macchina, non ci credevo, all'istante non ci credevo. Pensavo invece che... non lo so, che era uno scherzo, invece le ha fregate via la macchina e poi andate in questura. Poi sono passati i vigili, no? Il vigile, sì, sono passati Luigi vigile Tundo e Italo De Vito, mi pare. Mi sembra di sì. E poi l'hanno accompagnato qua alla questura. Qui alla polizia? Sì, alla questura, e ha fatto la denuncia. Tutto qua. Mi è dispiaciuto per quel signore perché 25 anni che sono qua, non è mai successo niente qua vicino, qualcosa di insolito. Ma probabilmente lo seguivano, no? Diceva prima. Ma guarda, io credo proprio che lo seguì, che lo stesso seguendo, perché dico, è stata solamente questione di attimi. Ha lasciato la macchina, ma frazione di minuti è stata, non è che è tardato tantissimo quel signore, solamente queste frazioni di minuti. Come ha lasciato la macchina dopo 5 minuti appena, è tornato indietro un'altra volta con la macchina. Tutto qua. E c'era la messa in corso anche, perché più o meno a quell'ora c'era la messa. Sì. Ma sì, sicuramente sì. Un altro fatto da raccontare, insomma, di questi 25 anni, di quelli però che si preferirebbe non raccontare, insomma. Sì. È la prima volta che è successo qualcosa, sino a quando io sono stato qua. Grazie Antonio, sì, buon lavoro. A voi, e buona domenica e buon 25 aprile. Grazie tanto. Ecco il parcheggio dove stava la macchina. Era questo. Quindi l'ipotesi è che lo stessero seguendo e che hanno visto che qualcuno ha visto che questo anziano signore di Soleto ha lasciato le chiavi della macchina nel cruscotto e molto velocemente si è infilato al suo posto di guida ed è corso via. Per ora ci sono le indagini in corso, la sala operativa della questura è stata immediatamente informata dagli agenti del commissariato di Galatina e le indagini sono in corso, non si dispera di riuscire a recuperare questa auto.